Andrea Pirella, tecnico di Orago, finalista in queste finali giovani di Crea Under 14, si giocherà con Sandonà. Insomma, un percorso arrivato all'ultimo step, quello che regalerà appunto domani lo scudetto. È stata una battaglia che è cominciata tanto tempo fa e niente, ci aspettavamo comunque che non sarebbe stata una passeggiata raggiungere questa finale. Le ragazze sono cresciute di partita in partita, la partita dove tra virgolette ce la siamo vista peggio è stata quella con Vasto. Credo che lì loro abbiano capito che non si può scherzare mai, perché se vuoi raggiungere comunque una finale devi dare sempre il 100%, e questo ha permesso loro poi di battere Roma e di battere questo fortissimo Lilliput che a detta di tutti era la squadra accreditata per vincere questo tricolore. Semifinale contro Lilliput oggi iniziata bene, poi la reazione piemontese, poi la riscossa di Orago e la vittoria in semifinale. Ma forse le ragazze non credevano fino a pieno nelle loro possibilità, perché comunque è una squadra, questa del Lilliput, veramente attrezzata, con giocatori di interesse nazionale, e credo che man mano che la partita andava avanti questa convinzione si è venuta fuori e ha pagato. A cosa si pensa la notte prima di una finale nazionale? Niente, come tutte le altre partite, bisogna stare tranquilli e soprattutto riposare, perché domani bisogna stare lucidi. Grazie.